Buongiorno, piccolo aggiornamento dal campo, vi spieghiamo cosa stiamo facendo questa mattina. Questa mattina cominceremo a raccogliere gli ortaggi che ci sono stati prenotati dai nostri clienti che ricevono l'ordine settimanale e entro il mercoledì sera ci rimandano l'ordine, quindi noi sappiamo esattamente cosa è stato ordinato, quanti chili di porri o pezzi in numero di porri, quante verze, e lo sappiamo esattamente perché abbiamo le prenotazioni dei nostri clienti più gli abbonati che hanno la loro cassetta fissa settimanale, e questo ci consente di raccogliere esattamente la verdura che servirà per la vendita e non avere eccedenze. E questa della prenotazione per noi è una cosa essenziale perché riusciamo appunto a essere molto, molto efficienti nella raccolta, non avere scarti a fine settimana, non dover rivendere la settimana dopo gli ortaggi che sono rimasti magari vecchi, ma raccogliere sempre freschi il giorno prima o il giorno stesso della vendita, in modo da assicurare la massima qualità e soprattutto zero, zero scarto. Quindi il metodo della prenotazione rimane sicuramente il migliore per noi, per chiunque abbia una realtà come la nostra. Adesso passiamo di là, dall'altra parte dell'azienda. Per questo motivo stiamo chiedendo ai nostri clienti di abbonarsi alle nostre cassette settimanali o eseguire l'ordine settimanale, perché è veramente il modo più sostenibile per far funzionare un'azienda come la nostra e fare in modo che anche noi riusciamo a programmare le colture da mettere in campo e programmare soprattutto poi le raccolte per il fine settimana. Quindi vi invitiamo a seguire le nostre nuove informazioni riguardo alla possibilità di abbonarsi alle cassette settimanali, alla nostra CSA. E niente, vi salutiamo, cerchiamo di darvi sempre informazione della nostra azienda, vi salutiamo con queste belle aiuole di Sovescio, che saranno le prossime che coltiveremo in primavera e estate, ma che intanto si stanno nutrendo in questo inverno dalle piante stesse, dalle radici che ci sono all'interno del terreno, dai microrganismi che vivono all'interno del terreno, che scambiano con le radici e sudati in cambio di lavoro per portare alle piante dei nutrienti che loro non riuscirebbero ad assimilare, quindi un modo di lavorare vivo con le piante stesse. Vi salutiamo e ci vediamo per i prossimi aggiornamenti.